Oggi saliamo a Malga Clesera sul Monte Peller. Davanti a noi le montagne della Valle di Sole e della Valle di Rabbi, ma questa malga si riferisce al paese di Clesa, a tutti gli effetti è la malga dei clesiani. Da qualche tempo qui lavora Giacinto Borgogno con la madre, con i suoi collaboratori. Sei stato attratto dalla qualità di questi pascoli, no? Ecco perché. C'è un'erba molto buona, un pascolo buono, che i prodotti riescono veramente buoni. E le piante, le essenze, i fiori, le erbe sono la forza dei prodotti della malga. Sì, il formaggio viene molto giallo, bello, anche il burro, e anche buoni. Una malga che si estende ai confini, no, del Parco Naturale d'Amello Brenta, quindi sono animali che stanno sempre al pascolo. Sì, abbiamo le vacche, le manze, partiamo da 1800 metri di altezza e andiamo fino ai 2000 e passa metri. Una malga che anche quest'anno che c'è la secca, il pascolo rimane sempre molto bello, verde. Sembra ancora primavera. Sì. Pascolo rimane sempre bello verde, anche al 20 di settembre la vedi ancora così. Per te che sei anche allevatore, no? Che hai la tua stalla nel fondovalle della Val Sugana, cosa significa gestire con coerenza un pascolo? Bisogna tenere tagliato le erbe infestanti e cercare di pascolarla bene, alle vacche dare il suo giro dei pascoli, perché non solo fuori dalla stalla e lasciarle là. E noi dobbiamo difendere, ecco, chi insomma, no, porta avanti una gestione accorta dell'alpeggio. I tuoi prodotti sono tradizionali, il burro e poi burro, questi ricotta, formaggio, tosella, e tutti, e casoletta. Qui avete anche un piccolo punto vendita, tutto aiuta, diciamo. Sì, sì, si cerca di fare il prodotto meglio possibile. E la razza alla quale sei più affezionato? La pezzata rossa, perché è una vacca forte che non ci dà tanti problemi per l'alpeggio. Va a mangiare l'erba dove altri non riescono ad andare, ad esempio la frisona o la bruna alpina. Abbiamo notato che c'è anche il toro. Sì, cioè la rimonta è naturale. Sì, la rimonta naturale come una volta, perché veniamo su che le tante bestie partoriscono prima di venire su, e a venire qua il veterinario sarebbe una spesa non indifferente, perché le strade non sono neanche, e arrivano a orari e le vacche rimangono vuote, e allora col toro andiamo giù con le vacche gravide, insomma. Noi saremo tuoi ospiti tutto il giorno, Giacinto, sì. Quindi adesso andiamo a conoscere anche i tuoi collaboratori. Sì, va bene. Thank you.
Sandra è una delle figure femminili qui a Malga Clesera. Tu sei pastore casara. Sì. E quindi come si svolge la tua giornata? Allora, noi ci alziamo presto la mattina alle 4, un buon caffè, andiamo a prendere le mucche, e attacchiamo, mungiamo e dopo, finito i lavori della mungitura, pulizia del barco, dello stallone, e dopo andiamo a far colazione e dopo nel caseificio a far formaggio, aiutante del signor Giacinto, e là facciamo tutte le funzioni che ci dobbiamo fare nel caseificio. In particolare cosa fai? Allora, io in particolare faccio il burro, la lavorazione del burro, le pulizie della zangola, la salatura del formaggio, giramento del formaggio e dopo tutto quello che c'è da fare. Collaboriamo fra tutti, insomma. Ci sono 200 animali, sì. C'è una bella estensione di territorio. In una giornata un animale così, quanto si muove, quanto spazio percorre? Ah beh, ne percorre, che sì, ne fa territorio. C'è delle volte che anche la mattina le troviamo subito, delle volte dobbiamo girare per trovarle, fortunatamente hanno dei bei campanacci che ci aiutano molto. Loro sono al pascolo anche di notte? Loro sono al pascolo anche di notte, sì. Noi alla sera le lasciamo libere e dopo la mattina per aggrupparle ci vuole un bel po' di tempo. Specialmente dopo agosto e settembre, che l'erba scarseggia, e lì ci vuole un bel po'. Quindi anche i pastori fanno dei bei chilometri. Certo, ci si mantiamo in linea. Sì, sì. Noni Sharma è l'altro pastore qui alla Malga. Sono oramai alcuni anni che sei qui. Sì, 3 anni siamo qua, Borgoni Giacinto. Malga, poi anche giù, sempre fisso. Quindi tu sei sempre in azienda, ti occupi proprio dell'allevamento. Sì, poi anche mi piace anche qua Malga. Perché vieni dall'India, dalle regioni montane dell'India? Sì, montagna. Sì, anche. Ogni tanto ritorni in India? Sì, un anno, quando ho finito qua Malga, poi dopo un mese di ferie, sì. Poi dopo va in India, trova le famiglie, sì. Una cosa fondamentale qui in Malga è fare la provvista della legna. Sì, fare spaccalinee, poi sistemare le linee, mi piace. Buona Agricoltura è una trasmissione militante che difende e promuove la montagna, e allora con Mario Springhetti, tecnico agrario, facciamo delle considerazioni anche per capire, Mario, come difendere e promuovere l'alpeggio e le malghe. Le malghe sono un patrimonio importantissimo che va valorizzato, va difeso e apprezzato. Il sistema per difenderle è senz'altro che da parte dell'ente pubblico in primo luogo si facciano degli investimenti sulle strutture, sul pascolo e anche sulla viabilità. Poi invece un ruolo importante lo ha anche il consumatore, per la verità, che non basta solo che apprezzi e dica che bello che è la malga, che bello vederla ben tenuta, ma deve anche consumare i prodotti che sono fatti in malga con tanta passione, che sono buoni, sani e genuini. Quindi veramente tutti possiamo aiutare le malghe a vivere meglio e soprattutto a migliorarle. La signora Mirella è la mamma di Giacinto, anche per lei sono tanti anni in Malga, in montagna, sull'alpeggio? Sì, tantissimi. Prima col marito e adesso col figlio. Lei qui si occupa soprattutto della cucina? No, ho sempre aiutato, invece quest'anno mi occupo della cucina perché c'è la ragazza che aiuta al figlio. Riuscite a prendervi dei momenti magari di pausa, anche di solitudine oppure di riposo qui in Malga? Sì, il pomeriggio un'oretta, dai, un'ora e mezza si può prendere di
riposo. Altrimenti il lavoro è tutto il giorno e tutti i giorni. Tutti i giorni, eh sì. Tutti i giorni, sabato e domenica, e sempre insomma. Cos'è che le piace di più di questo luogo, di questi posti? Mi piace la montagna, i prati fioriti, ci sono tantissimi fiori, dove che giù in Valsugana non è così. Eppure anche qui trova la sua casa, la sua cucina, la sua vita domestica. Sì, sì, mi piace tanto. Signora Mirella, grazie dell'ospitalità, ottima cucina, complimenti.